Ciao, sono Angelina Mango e oggi realizzeremo insieme il mio make-up da tour. Ciao Angeli, io sono Vincenzo Tedesco e oggi copierò il tuo trucco da tour, anche se io il tour lo faccio massimo della casa. Comincio con uno spray tonico per il viso. Che non ho, io tonifico il viso con i paccheri. Mi piace un sacco questa sensazione. Anche a me, guarda, è una sensazione bellissima proprio. In realtà credo di abusarne. Anche io, guarda, ne abuso troppo, basta. Aspetto che si asciughi un po'. E io aspetto che passi il rossore e il dolore soprattutto. Andiamo con un siero che io chiamo Ahabaha. O siera Ahabaha che? Ma in realtà non ha senso questo nome. E meno male che lo sai, avere si tengo siero figuruto o siera Ahabaha. È di colore nero e questo mi fa pensare che abbia, boh, qualche particolarità gigante e sia miracoloso. E il mio è di colore trasparente perché o non esisto o è magico. E lo vedono soltanto le fatine. In effetti aiuta molto con la pelle. Come si chiama? La pelle grassa. E per la pelle di merda come la mia, cosa aiuta? Solo un miracolo. Io solitamente non uso la crema idratante perché tende a rendere la pelle ancora più oleosa nel mio caso. Meno male perché non la tengo. Uno in meno. Ringraziamo l'olio al viso di Mango. Wow, sembra un prodotto del supermercato. Lo spomporizzo. Passiamo a una crema per il contorno occhi. Che sfaccette, mi saltate quella viso e ci sta quella contorno occhi. Che culo. Visto che dormo molto poco e quindi ho bisogno di questa crema la mattina. A me più che una crema per queste occhiaie mi serve una magia. Bidibi bodibi bu e le occhiaie non ci sono più. È il balletto dell'occhio. Ole ole ole. Questa era la mia skincare routine. Ora partiamo con il makeup. Ua, 3 ore c'ha ancora trucca. Che pazienza la mattina. Primo step, burro cacao. È la prima volta che parto col burro cacao. Vabbè. Indispensabile nella vita, soprattutto d'inverno. Se lo dici tu allora lo metto, però non ce l'ho al mango, ce l'ho all'arancia. Hai capito? Secondo step, primer. Vai, prendiamo il primer che non ho. Io non ho mai usato il primer in vita mia. Ho iniziato da qualche mese. Che fortuna, guarda, ha iniziato proprio mocha in uteng. Cioè, ha fatto apposta. Perché mi fa sentire adulta anche questo, usare un primer. Non potevi sentirti adulta senza usare il primer, non ci capito. E poi perché in tour è importante che il trucco non se ne vada. E dove se ne va il trucco? Accanto a mezzo pubblico. Devo dire che questo primer è anche abbastanza luminoso, quindi lo uso anche quando non mi trucco tanto. Io ho rubato questo campioncino a mia madre che non sa neanche se è primer, ma lo mettiamo perché comunque a me brilla come stella. Motivo principale dei miei cali d'autostima, le sopracciglia. Beata a te, a me invece la mia faccia da culo. Quindi inizio sempre dalle sopracciglia con questo pettinino per le sopracciglia. Io ho solo il pettinone, il pettinino no, come ha già fa. Vabbè, le pettino con questo, amen. Continuo con le sopracciglia perché non mi soddisfano. E le abbiamo solo pettinate, ci credo. E quindi uso questa specie di eyeliner per le sopracciglia. Tutte cose complicate, canutteng. L'occhio è indispensabile nella mia vita. Eh certo, perché sennò non vedi. E io parto sempre con l'eyeliner. Sempre waterproof, perché deve durare i secoli. Cioè lo metti mo e a 80 anni lo tieni ancora e non ti strucchi nel frattempo. Parto sempre dall'esterno. Dall'esterno, cioè devo uscire fuori casa. Cioè io non mi so mettere la liner avanti a uno specchio, figurati fuori al balcone col sole in faccia. Diciamo che bisogna sapersi truccare ovunque. E infatti è la prima volta che mi trucco su un balcone, però bella esperienza con questo venticello, le persone che passano. Salve signora! Procediamo con l'ombretto. Partiamo col chiaro all'interno per illuminare. Vai, ombretto chiaro con il ditino. Guarda qua, ma cazzo combinato. Vado sempre sui colori caldi con le palette. Perché in inverno fa freddo e con i colori caldi l'occhio così sta al caldo. Capito? Mi sono dimenticata una cosa importante. Che ti sei dimenticata? Super dolorosa, soprattutto per il live, ma io lo faccio lo stesso. Io me lo risparmio se è dolorosa, la so. E lo metto proprio dentro. No, grazie, rifiuto l'offerta e vado avanti. Uso il matitone, di solito. E a ropid sto matitone io. E vado a marcare un po' l'interno. E io lo marco con il ditone, va bene uguale. E poi marco ancora di più, sempre col matitone ma bianco. E poi marco ancora di più col pollicione bianco. Io ho sempre sperimentato col trucco. Faccio fatica a seguire i tutorial altrui. Ecco, non lo dire a me che guarda qua, un casino. Secondo me io non sono molto brava a truccarmi, però ho capito quello che funziona sulla mia faccia. E sulla mia faccia funziona molto bene una mascherina, così copro tutto e non si vede nulla. Mentre parlavo ho iniziato già a mettere il mascherino. Lo metto anche il mascara, ma oggi cambio canzone storica in tuo onore.
è la cuffia del mascara. Lo metto sopra e sotto, è la cuffia del mascara. Utilizzo il fondotinta prima di tutto. E prima di tutto non mi pare, mi ho truccato mezza faccia e poi mi sono fondotinta. Ne metto un po' sulla mano. E puntualmente mi dimentico di ripulire la mano e quindi poi appena indosso qualcosa di chiaro mi trovo tipo le macchie di fondotinta in giro. Ah, ecco cos'erano quelle macchie sul maglione l'altra volta. E chissà pulezza mai stamana. Non uso quasi mai il fondotinta nella vita in generale. Però oggi usa tutto per farmi uscire pazzo. Manghettage. La noia. Metto il fondotinta con il picchettage. Andiamo avanti con una delle parti più soddisfacenti di questo make-up, che è il correttore. Il correttone dà grandi soddisfazioni. Utile e impeccabile. Io lo metto così ovunque. Potevo usare lui. Ma sto usando te. Tienilo a mente. Stendiamo il correttore come se si stendesse. Mi fa solo occhiazze. E lo so che fa schifo, ma lo uso lo stesso. Al posto del blush io utilizzo il lucidalabbra. Nata novità, mo. E ho deciso di rifarlo. Potevo usare il blush. Ma no, uso un lucidalabbra. Hai capito che io del blush non ho più bisogno? Il contouring non è mai abbastanza. E che c'ha ma fanno fuosto, non hai capito? E cresto movimento pollicioso. Faccio finta di essere un disegno. Anche io, guarda qua che opera d'arte. Sempre dalla palette del contouring rubo un po' di illuminante. Denunciamola, ha rubato l'illuminante dalla palette di contouring. Subito dai carabinieri, subito. E io metto l'illuminante solo sulle labbra e del resto del viso che mi interessa, perché sono una stella. Questo dura circa i primi 10 secondi di live, poi se ne va. E che ta mi sa fa? Ok, andiamo avanti con le lentiggini. No, le lentiggini no, la noia, muoio perché io le lentiggini ne saccio fa. Io utilizzo questo pettinino per le sopracciglia. E io utilizzo questo. Non lo vedi? È perché non esiste, non tengo niente. Non c'è un motivo ben preciso per cui io mi faccia sempre le lentiggini. Diciamo che semplicemente in questo periodo mi sto fissando con questa cosa. Tutto in questo periodo? Tu mi vuoi male? Faccio prima a fare così. No, fai prima, non te fasi proprio, vuoi sapere? Cipria, che è indispensabile durante i live. È tutto indispensabile. Che sfaccetto. Niente, andiamo a picchiettare. Picchiettaggio per la cipria. Cipriage. Per le labbra io utilizzo, ovviamente, una matita delle sopracciglia. Ma che cacchio dice? Gli è entrato un mango nel cervello, cosa? Per il contorno. Una matita labbra, no? Gli faceva schifo. Questo è il mio trucco. Già lo metto sotto e poi faccio tipo così. Potevo usare la matita labbra, ma invece uso quella sopracciglia. Tienilo a mente che non ci capisco niente, ma va ben così, perché a me basta far così. E sono una patatona, guarda qui. E poi andiamo di nuovo di burro cacao. Alla burro cacaite, mi sa. Bene, fissiamo il capolavoro che abbiamo fatto. È un capolavoro! Ok. Ah, una patatona. O dovrei dire un bel mangono. Ottimo! Abbiamo finito. Bene, accia fa. Ciao, sono Angelina Mango e se volete vedere altri video cliccate qui. Aramma clicca. Caggia fa, non giusta niente. Vabbè.